La Finanza in Soldoni è un podcast di educazione e informazione finanziaria a cura di Massimo Famularo. Buongiorno e bentornati alla rubrica che vi spiega la finanza in parole povere e vi aiuta a prendere in modo informato e razionale le decisioni che riguardano la gestione dei vostri risparmi. Chiusura positiva per i mercati azionari a fine gennaio, a fronte della concreta prospettiva che i tagli dei tassi di interesse attesi arrivino finalmente nel corso dell'anno. Il 26 febbraio partirà la nuova emissione dei BTP Valore e, come è consuetudine di questo podcast, proviamo a fare qualche valutazione di convenienza a beneficio degli ascoltatori. Cosa sono i BTP Valore? Si tratta di una categoria di titoli di Stato dedicati alla clientela retail, ossia ai piccoli risparmiatori. Più volte negli episodi precedenti ho sollevato qualche considerazione in merito alla strategia del Ministero del Tesoro di entrare in diretta concorrenza con gli intermediari finanziari che raccolgono il risparmio degli italiani, beneficiando peraltro di un vantaggio in qualche modo sleale legato alla fiscalità agevolata. Quali sono le caratteristiche principali di questi titoli? La nuova emissione ha una durata di 6 anni e cedole pagate con frequenza trimestrale, caratteristica leggermente differente rispetto alla norma delle altre emissioni che pagano gli interessi su base semestrale, e una struttura di tassi pagati di tipo step up, ossia tassi crescenti nel tempo. In particolare dovrebbe esserci un rendimento per i primi 3 anni e uno per gli altri 3. Conviene acquistare questi titoli? Per il momento non si può dire, perché il rendimento pagato dai titoli, che è un elemento fondamentale per valutarne la convenienza, sarà reso noto a partire dal 23 febbraio. Dunque, per il momento, limitiamoci a elencare gli aspetti da considerare per valutare la convenienza di questo strumento, che verrà molto probabilmente pubblicizzato presso il pubblico dei piccoli risparmiatori, anche in considerazione dello scenario macro descritto nei podcast precedenti, che prevede un calo dei tassi di interesse a partire dalla metà di quest'anno. Quali aspetti allora dovremmo considerare per decidere se conviene il titolo, se conviene investire in questo titolo? Per valutare la convenienza occorre mettere in relazione le caratteristiche e i rischi dello strumento con le proprie esigenze e preferenze individuali. Prima di approfondire questo aspetto, vi ricordo che se questo podcast è di vostro gradimento potete sostenerlo promuovendone la diffusione. Al momento la pubblicità non copre i costi del servizio, ma ci stiamo avvicinando, e iscrivendovi alla newsletter su lafinanzainsoldoni.substack.com o al canale YouTube di Massimo Famularo, dove trovate anche i video della serie Money Flash realizzata per l'associazione Liberi Oltre le Illusioni. Potete anche effettuare una donazione a mezzo bonifico bancario richiedendo l'IBAN all'indirizzo email mfamularoblog@gmail.com o fornire anche spunti e suggerimenti sulla rubrica, concordando eventualmente i termini di un percorso di Financial Coach, attività di formazione personalizzata con modalità e compenso concordati in base alle necessità specifiche degli ascoltatori. Ma allora, come facciamo a valutare se il BTP Valore conviene? Distinguiamo un criterio di valutazione oggettivo e soggettivo. Dal punto di vista oggettivo, il BTP Valore dovrebbe garantire un rendimento almeno pari o leggermente superiore a quello ottenibile con altri titoli di Stato di pari scadenza. Se questo requisito oggettivo è rispettato, questa soluzione può essere presa in considerazione nell'ottica di approfittare di alcune agevolazioni dedicate ai sottoscrittori della nuova emissione, quali ad esempio lo sconto sulle commissioni di acquisto, la frequenza delle cedole trimestrale rispetto a quella consueta che è semestrale, e un premio fedeltà per chi mantiene il titolo fino a scadenza. Ma come facciamo a verificare il requisito oggettivo? Chi ci fornisce i termini di paragone? Il rendimento minimo del BTP verrà reso pubblico il 23 febbraio, mentre quello dei titoli di pari scadenza si trovano con una veloce ricerca su internet. Per effettuare il confronto in modo omogeneo dovete calcolare una media dei diversi rendimenti offerti dal BTP Valore e confrontarli con quelli dei titoli comparabili. Se il confronto vi crea qualche problema, potete continuare a seguire questo podcast nei giorni immediatamente precedenti all'emissione. Qual è invece il requisito soggettivo? Una volta appurato che il titolo può convenire rispetto alle alternative di pari scadenza, occorre valutare se può essere un buon investimento per voi. E questo dipende dalle vostre esigenze di liquidità e dalla propensione al rischio. Per la parte dei vostri soldi che potete impiegare su un orizzonte temporale superiore ai 3 o 4 anni e per la quale siete disponibili ad accettare qualche oscillazione nel valore di mercato dei titoli, allora dovreste preferire uno strumento azionario al BTP Valore, perché è molto probabile che vi garantisca un rendimento migliore a fronte di un rischio accettabile. Su un orizzonte più breve e con propensione al rischio ridotta, dopo aver verificato che il requisito oggettivo sia rispettato, potete anche prendere in considerazione questi titoli. Ma alla fin fine, il BTP Valore conviene? Non lo sappiamo. Dobbiamo attendere che sia pubblicato il rendimento.
È probabile che sia conveniente per chi vuole impiegare la liquidità con un rischio limitato su un orizzonte temporale breve o medio, approfittando anche dei benefici di carattere fiscale e con un occhio alle prospettive macro, che a fronte di una riduzione attesa dei tassi di interesse dovrebbero vedere crescere i prezzi delle obbligazioni quotate sul mercato secondario. La Finanza in Soldoni è un progetto multicanale che include questo podcast, una newsletter sulla piattaforma Substack, iscrivetevi per rimanere aggiornati, e una serie di video sul canale YouTube di Massimo Famularo e la rubrica Money Flash sul canale Liberi Oltre l'Illusione. Se i contenuti vi piacciono, segnalateli ai vostri contatti e suggeritevi di iscrivervi sia alla newsletter che al canale YouTube di Massimo Famularo. Arrivederci!